thank you Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. È giovedì 26 gennaio sulle 20:07 e questa sera per la prima volta siamo in collegamento con il dottor Stefano Manera. Ciao Stefano e grazie di essere qui. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie. Abbiamo avuto un piccolo problema su YouTube, ma adesso lo recuperiamo. Abbiamo dovuto ricreare la puntata al volo. Non so per quale motivo, non è presa la connessione, però adesso sistemiamo. Mm. <ride> Cose che succedono, problemi tecnici. Non penso ci sia nulla di doloso, malizioso questa volta. Stefano, intanto, per chi non ti dovesse ancora conoscere, mm. chi sei e soprattutto qual è la tua visione della medicina? Quindi mi, Riccardo mi presento io, mi pare di capire. Esattamente, è la cosa più bella. <ride> ah, ok, bene. Allora, beh, io sono un medico, eh, faccio il medico ormai da 25 anni quasi, sono uno specialista in anestesia e rianimazione, ho lavorato in reparti di terapia intensiva e pronto intervento per quasi 16 anni. E ho lasciato l'ospedale eh, definitivamente circa sette anni fa quindi questa è la, è la mia visione insomma io nasco come, come un medico eh, proprio ospedaliero insomma dedicato alle urgenze alle emergenze um, ho studiato poi eh, col tempo perché avevo bisogno di eh, recuperare una visione differente ho studiato osteopatia, mi sono diplomato ormai tanti anni fa in osteopatia e proprio grazie all'osteopatia ho conosciuto l'omeopatia, me ne sono innamorato, ho iniziato a praticarla fino a un certo punto che è diventata la mia pratica esclusiva e mi sono poi indirizzato alla medicina funzionale, attualmente eh, quello che faccio nel mio studio dove sono in questo momento è la medicina funzionale integrata, cioè integro sostanzialmente le varie discipline. Non per ultimo quella della psicoterapia, sono uno psicoterapeuta attualmente ancora in formazione, però insomma la parte della, della mente, quindi la parte dell'unità mente-corpo mi interessa molto, è quello che, che faccio regolarmente nel mio studio, insomma è proprio ciò che, di cui sono innamorato. E nel 2000, ormai lontano, perché insomma sono passati tre anni, mi sembra ieri, però in realtà è passato tanto tempo. Ormai nel lontano 2020, quando eh, c'erano i primi tempi, della, eh, i primi mesi della, della pandemia in cui nessuno sapeva bene che cosa stesse succedendo, e eh, ovviamente mh, parliamo di febbraio, avevo deciso. Mh, Via cautela cautelativa, eccetera, insomma, di, di tenere chiuso lo studio per qualche giorno per vedere un po' che cosa stesse veramente accadendo, ho deciso di, eh, di rispondere a un bando, era una, una richiesta d'aiuto sostanzialmente, un bando regionale della Regione Lombardia per andare a dare un contributo, una mano, nelle zone più, più colpite dal, in quel tempo dalla pandemia e scelsi di andare come volontario a Bergamo, di prestare servizio all'ospedale eh, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, partendo il 18 di marzo, mi ricordo ancora quel giorno, 18 di marzo e facendo due mesi, mh, quindi mh, conclusi la, la mia esperienza a metà maggio. E, mh, mi piace in questa presentazione, mi scuso, non è certo una volontà di... Di, di dire chi sono e di, di mettermi su un piedistallo. Questo anzi, non è quello che, che mi appartiene. Però mi piace poterlo dire perché effettivamente è così, sono stato in assoluto il primo in Italia che ha eh, organizzato e ha poi diffuso le cure domiciliari per il Covid. Eh, quando ne, ne ho parlato e parlavamo di marzo 2020. Mol, alcuni colleghi, in realtà non molti, stavano iniziando a curare i pazienti, i loro pazienti eh, con antinfiammatori a domicilio, ma non c'era ancora una visione organizzata, non, non c'era ancora un protocollo organizzato, non si conoscevano ancora in maniera dettagliata i farmaci che potevano essere utilizzati eh, a, a domicilio per curare appunto questa malattia, e mh, posso dire di avere la paternità insomma, della, del, del primo protocollo e eh, di averlo diffuso, dopodiché. Eh, questo è stato preso successivamente da, da alcune organizzazioni, utilizzato da alcune organizzazioni in maniera molto efficace e grazie a questo protocollo sono state, devo dire, curate migliaia, migliaia di pazzi, migliaia di persone. E, e qual è stata, stata la reazione stata... dall'ordine dei medici o, diciamo, Beh, da mainstream? Le reazioni sono state. Sono stati molteplici, eh, Riccardo, sia dal mainstream che da, 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 dagli enti diciamo governativi e ordinistici, ma anche devo dire la verità, successivamente dai cosiddetti tra virgolette, amici. Eh, perché anche questo è un tema, un tema piuttosto dolente. Per quanto riguarda eh, il mainstream, beh, il mainstream non ha dato, come sai bene, penso, mai spazio a queste. Mh, a quanto facevamo e a quanto abbiamo fatto, nonostante le evidenze fossero chiare, nel senso nonostante i pazienti che venivano trattati precocemente con questi farmaci, che erano farmaci molto semplici in realtà, molto noti da tempo, nonostante i pazienti guarissero. Il eh, mainstream ha sempre dato una narrazione molto diversa, era orientato a negare questa quest evidenza. Eh, perché voleva aggiungere ad altre con conclusioni, altre considerazioni. Lo stesso eh, si può dire per gli, per gli enti no? quindi anche l'ordine dei medici. Io ricordo che io forse fui uno dei primi in assoluto. Anche questo, cioè i record qua li sto battendo quasi tutti. Fu uno dei primi a eh, essere richiamato dall'ordine, precisamente all'ordine di Milano a cui io appartengo, perché eh, furono necessari dei chiarimenti. Quindi io fui convocato. E, Dovetti rendere conto insomma, di quello che, eh, che stavo facendo, mi si chiese se effettivamente io pensassi che il Covid potesse essere curato, eccetera, eccetera. Questo io portai un'argomentazione direi molto solida e non, non entrai minimamente in polemica, perché come sai è molto ricercata la polemica, no? il piano della lotta, del contrasto, eccetera. Bisogna essere anche piuttosto. Diplomatici, non entrai in un'argomentazione un, un polemica, cercai di non entrare in un'ottica un di, di guerra e quindi questa, questo richiamo sostanzialmente poi alla fine andò a finire nel nulla, io potei continuare a fare il mio lavoro. L'altro aspetto è che quello che ho detto dei cosiddetti amici, no? perché amici, amici, come si suole dire. Ma a un certo punto poi tutti si sono presi un po' la paternità di cose non, non loro, e oggi questo si vede in maniera molto, molto palese. E anche io ho sempre cercato nel mio modus operandi, questo da sempre, ed è una, una questione innegabile, nessuno lo può negare, anche quando fondai e contribuì alla fondazione di un comitato che fu abbastanza noto in un periodo che si chiamava Comicost, che poi ho lasciato per motivi di divergenze di opinioni. E, ebbene, io ho sempre cercato... Cosa è successo con Comicost, Stefano? Aspetta, aspetta, finirei un attimino con questo tipo di, di, di argomentazione. Io ho sempre cercato la collaborazione, ho sempre cercato di creare unione, di creare eh, una rete, questo per me era fondamentale. È stato fondamentale quando parlavamo di cure domiciliari, è stato fondamentale quando parlavamo di organizzazioni, è stato fondamentale quando eh, andammo per le primissime volte in Parlamento a fare le audizioni, era appunto 2020, eccetera, eccetera. Questa visione di unione indispensabile eh, è stata purtroppo non, non seguita, perché poi alla fine, come si è visto anche eh, a settembre. 2022, insomma, c'è stato una grande, un grande Fuggi Fuggi. Insomma, ognuno ha cercato un po' di avere i propri spazi. Io poi mi sono anche un po' allontanato dalla, dal discorso politico perché c'era odore veramente di marcio eh, potente, pesante. E, e questo è quello che lascia ancor più del, del rifiuto di argomentare, di confronto, eccetera, da parte delle, delle istituzioni che seguono, tutto sommato, una loro coerenza, quello che lascia più l'amaro in bocca è eh, essere stato sostanzialmente in seguito estromesso da quelli che, con cui si era creata collaborazione, mh, con cui c'era in realtà un'unità di intenti, che era quella di, prima di tutto di curare i pazienti e poi di far emergere la verità. Ecco, quello è quello che a me personalmente ha lasciato più l'amaro in bocca di tutto, la, la, più, la maggior delusione. Quello è stato, è stato molto forte. Per quanto riguarda, riguarda Comicost, io non voglio entrare nel merito, eh, nel senso che è una questione ormai, ormai vecchia, eh, non so neanche che fine abbia fatto il comitato, a dire la verità, so soltanto che ci sono state delle grosse divergenze eh, di opinione. Non voglio entrare in una questione polemica, ci sarebbe veramente da fare una grossa polemica, però non voglio, non voglio veramente inquinare le acque, come si suole dire. Quindi semplicemente prendila per quello che è. C'è stata una forte divergenza di opinioni che mi ha portato poi a non farne più parte. Sebbene io abbia contribuito a, alla creazione e alla esplosione della, del comitato, alla, alla diffusione del comitato. Hai parlato anche di politica, mm. hai detto che ti sei un pochino allontanato da quella visione, diciamo, della società. Cosa ti è rimasto di questi mesi, diciamo, di battaglia comunque, Stefano? Eh, c'è qualcosa, c'è molto, secondo me, da migliorare, però cos'è che è mancato, secondo te, che non ti ha convinto? Beh, da migliorare direi che Potrei dire tutto, cioè è da migliorare, nel senso che è sembrato un'armata a Branca per, per l'esattezza, no? Eh, dilettanti, veramente dilettanti allo sbaraglio. La prima cosa che si è sempre che inizialmente lasciava tutti perplessi era questa, questo desiderio di emergere delle singole personalità. Quindi persone che non si erano mai visti fino al giorno prima, quasi, che improvvisamente andavano alla ribalta, le sentivi tutti, tutti i giorni praticamente parlare, dire benissimo, però mh, perché questo? Cioè noi dobbiamo fare una riflessione su questa modalità, perché tutte le volte che si è cercato, come dicevo prima, è stato sempre il mio modo di operare e la mia visione mh, politica, ma anche della, del mio modo di lavorare, è sempre stato quello del team, del gruppo. Non credo agli individualismi, non credo che eh, da soli si vada molto lontani, eh, ne abbiamo avuto chiaramente la, la, la dimostrazione, no? la, la prova provata. Tutte le volte che ho cercato di creare gruppo eh, ho ricevuto dei grandi rifiuti, ho ricevuto dei grandi rifiuti e lentamente, eh, come ti dicevo, sono stato, sono stato allontanato semplicemente. Perché? Perché queste che stavano emergendo, emergendo, questi forti individualismi, eh, non accettavano in realtà di poter condividere eh, il piatto ricco. Una volta, quando io ero più giovane, c'era eh, il drive-in, era uno spettacolo che c'era la domenica sera, una, un, un, un intrattenimento insomma, e c'era questo slogan, eh, piatto ricco mi ci no? ecco mi è venuto in mente adesso, e sostanzialmente è un po' quello che io vedevo in quei, in quei periodi. C'era quasi una bulimia di dover raccontare la propria visione, nessuno, perché veramente c'era una torre di Babele informativa, nessuno ascoltava quello che diceva l'altro. Si ripetevano cose magari già dette, stradette, come se fossero novità assolute, ed erano già state dette, non c'era proprio una memoria eh, e un... Come possiamo dire, delle fondamenta solide anche per creare un dibattito eh, politico serio. Poi ho iniziato, eh, un po' incognito, devo dire la verità, a girare per i vari comizi che c'erano, no? dei vari mh, partiti eh, antisistema. Giravo per i comizi e facevo delle domande, facevo delle domande scomode, andavo magari dietro, mi intrufolavo, e dicevo: Ma voi avete mai sentito parlare del tema, che ne so io, delle vaccinazioni pediatriche, piuttosto che temi su cui alcune questioni gettano le loro basi, ma storiche, no? E le risposte che io sentivo erano desolanti, cioè c'era gente che si stava proponendo veramente come paladino della giustizia e del bene. Gente che non aveva mai sentito parlare, non aveva mai avuto modo di entrare nella, nel cuore dell'argomento, no? Perché erano figli, dice. Scusami? Perché erano figli piccoli? No, perché non si erano mai interessati di questo, di questo aspetto. Non si erano mai interessati Ma... di sei, sì. ci capitavi se avevi un bambino piccolo da andare a scuola se cioè purtroppo è ci capitavi beh una... certo, il primo elemento di sgregazione familiare per io ti dico mm -hmm. la mia esperienza io non avevo figli in quel periodo non ce ne ho sì. ancora ok però mi ricordo i miei colleghi che eh, impazzivano con le proprie mogli perché sì. magari uno voleva vaccinare l'altra no e quindi sai è stato un po' l'inizio di tutta questa situazione e Non a caso l'Italia è stato cap insomma capofila in tutto questo, perché c'erano degli accordi, probabilmente anche in tutto ciò. Però, in effetti è vero che la battaglia, secondo me, andava fatta allora, perché tutto quello che avevano vissuto, insomma, un po' in questi anni poteva essere un pochino bloccato se nel 2018 tante famiglie si, si fossero un pochino arrabbiate o abbiano protestato un po' di più con lo Stato. Cosa ne pensi tu? Il grosso, il grosso problema, Riccardo, è che le famiglie erano molto arrabbiate. Le famiglie si affidavano tantissimo a certe associazioni e qua dobbiamo andare indietro con la memoria al eh, 2016, quantomeno. No? Eh, io feci all'epoca alcuni incontri con alcuni esponenti dell'allora Movimento 5 Stelle, eh, una de delle quali divenne anche Ministro della, della Salute eh, qualche anno dopo dove c'era la presentazione, ad esempio, della commissione Sinium per quanto riguardava, ad esempio, i vaccini nei militari, eh, le famiglie erano molto coinvolte, erano molto arrabbiate. Il problema è che si basavano su alcune associazioni che già storicamente erano in lotta tra di loro sempre per i soliti argomenti molto umani, che è chi è il migliore, no? chi ce l'ha più lungo, potremmo dire, scusami se eh, utilizzo questa metafora un po', eh, un, un po triviale, però eh, questa è la realtà e non si sono mai sentiti tutelati perché c'era un, già un, a loro una profonda delusione. Non so se tu ricordi. Ehm, che ci fu una partecipatissima manifestazione a Pesaro eh, sì. nel, eh, nel 2017 e in quella manifestazione eravamo tantissimi, quella doveva essere un'occasione unica e fondamentale per creare quel zoccolo importante di unità. Mm? Ma non avere la memoria storica eh, di chi poi si è presentato alle elezioni l'anno scorso era fondamentale, cioè io non accetto che ci siano persone che vanno a fare comizi mh, e che non hanno idea di che cosa stiamo parlando, che pensano che il problema sia iniziato nel 2020. Non è accettabile questo tipo di argomentazione. E quando cerchi di dirlo, e vieni zittito in, mala, in malo modo. Uh, attraverso la censura, perché la censura non è avvenuta soltanto a carico del mainstream, molto spesso la censura è avvenuta anche a carico di altri. <ride> e questo è grave, questo è molto grave. Io l'ho trovato gravissimo e allora ho deciso, in un certo senso, ho torto collo, come si suol dire, di, uh, di, di mettermi un po' in disparte, assolutamente. È molto spiacevole quando succedono queste cose, però purtroppo devi fare i conti con quella che è la realtà, cioè devi essere consapevole. Un eh, nostro amico comune, no, Matteo, eh, che tu hai intervistato diverse volte, lo dice sempre, è importante, io pure, insomma, la consapevolezza è fondamentale. Eh, dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità, delle nostre risorse, di quello che noi abbiamo anche intorno. Intorno a noi, no? A chi è che stiamo tendendo veramente la mano? Questo è il problema. Ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare, davvero? E lì io temo che ci siano state troppe attrazioni, eh, Riccardo, troppe attrazioni da parte delle poltrone. Cioè le poltrone... Ma non è solo le poltrone, sai Stefano. Non è solo le poltrone. Certo. Beh, secondo me, vedi, questa situazione ha creato un po'... Un po' uno scenario da Mad Max Kenshiro, qui sono formati sei dei piccoli gruppi, ognuno era il capo della propria, non so, del proprio clan, il capo, eh, le piazze, c'era chi ovviamente nella propria città si era creato il suo storico, quindi si sono formate mille bandierine. Che poi si sono pian pianino riunite in macrogruppi e poi, alla fine sono nate a queste elezioni. Ma in realtà dei fatti è che noi siamo consapevoli, che non tutti sono consapevoli, Stefano. Chiaro. Perché non è, non è aver detto no a una cosa che automaticamente ti porta hai capito in paradiso. C'è un passaggio, c'è una trasformazione, c'è tanto da fare, Chiaro. e purtroppo, secondo me, abbiamo perso un sacco di tempo. Perché sono passati, cavolo, tre anni e siamo, cioè, non si è creato nulla di fatto. Prima dei parlamentare adesso non li abbiamo più, per esempio, piccolo particolare. Sì. Però a me è sembrato di vivere all'interno di un covo di serpi, e tuttora notiamo che c'è cioè, più, sai, sono quasi più colpi da quelli che dovrebbero essere i tuoi amici, dai tuoi nemici, a volte che arrivano. E quindi esatto. questa è la mia domanda: cosa dobbiamo fare per provare a. A fare questo piccolo passettino in avanti, cioè come facciamo a stare bene e a provare a creare qualcosa di importante tutti insieme allora, il, il passettino in avanti, che può essere anche un gigante passo in avanti, coincide mh, come spesso avviene, con un piccolo passo indietro. Nel senso, il passo indietro vuol dire cercare di mettere da parte l'ego, l'amor proprio, cioè. La voglia di, di emergere anche a scapito di altre persone. Quando, quando si crea un vero lavoro di squadra, quando si crea che è necessario, indispensabile, è fondamentale che, che ognuno di noi faccia realmente un po'. Eh, un Passo indietro nel vero senso della parola, per lasciare all'angolo il proprio ego per permettere che, che tutti si riesca a collaborare in maniera il più armonioso possibile, no? Quindi questo è, è davvero necessario. E, per stare bene dobbiamo eh, lavorare tanto su questo aspetto, perché uno dei peggiori nemici. Uno degli, dei peggiori nemici è proprio l'ego, l'ego ipertrofico questo è dei, dei peggiori nemici della, del genere umano, è l'ego ipertrofico. Allora dobbiamo un po' fare in modo da, di, di sgonfiarlo, perché poi c'è l'ambizione, insieme all'ego va di pari passo l'ambizione, insieme all'ego e all'ambizione vanno di pari passo il desiderio, ovviamente, di arricchirsi in qualche modo. Insomma, ci sono tutti questi circoli viziosi ehm, che sono dinamiche ai, ai noi note, stranote, non, non appartengono solo a questi tre anni, fanno proprio parte dell'uomo così com'è, sostanzialmente, dell'uomo inconsapevole. Perché se ognuno pensa che eh, l'importante sia solo il proprio orticello, eh, non si va da nessuna parte. Se ognuno di noi pensa che sia importante solo il proprio orticello, si arriva alla fine, si arriva al conflitto. Si arriva a, a non comprendere più l'altro, no? dove l'altra persona, il nostro vicino di casa, il nostro vicino di, di banco, il nostro vicino di, di famiglia, insomma, il nostro parente è il nemico. Cioè vediamo se, se uh, coltiviamo, se alimentiamo l'ego costantemente, vediamo che la persona accanto a noi, anziché essere una persona da comprendere. E magari anche da aiutare in maniera possibilmente amorevole diventa il nemico da combattere ma si, si, si entra in una logica di lotta mh, da cui non se ne esce più noi riccardo ci nutriamo delle emozioni che proviamo se noi proviamo rabbia costantemente noi l'alimentiamo perdiamo questo... i capelli per i capelli Stefano sai che c'è un collegamento comunque tra l'arabica <ride> allora, ti... scusami Riccardo ma chi ha pochi capelli ha un sacco di testosterone quindi eh, <ride> è l'altro <ride> lato buono della medaglia diciamo esatto, quindi no però eh, questo è questo è il concetto noi dobbiamo alimentare ehm, noi siamo ciò che pensiamo, no? è fondamentale quello. Quindi se noi ci nutriamo di rabbia, questa rabbia diventa sempre più grande, ci ingloba e alla fine ci magna proprio la rabbia, eh, l'odio. Lo somatizziamo stiamo male. Mm? Ci sono tantissime persone, io veramente ricevo tutti i giorni tante persone che stanno somatizzando in una maniera incredibile questi tre anni. E ancora adesso provano, covano una, del, una rabbia pazzesca. Il passo in avanti quindi è anche quello, è anche quello di mollare questa, questa strada. Questa strada non è, non è produttiva, non porta a nulla. Questa strada di alimentare rabbia, di autoalimentare in se stessi, naturalmente rabbia, eccetera, eccetera, è una strada che porta all'autodistruzione. Non, 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 non genera frutti. Non è, una rabbia, non è una strada che genera frutti. Allora dobbiamo coltivare, e non è il classico pensiero New Age, di fa, abbiamo pensieri positivi, vol, vogliamoci tutti bene, non è questo. Il concetto è di non alimentare queste nostre emozioni che, sono del, che vanno in metastasi. Queste emozioni metastatizzano all'interno di noi e ci fanno ammalare gravemente. Ma la metastasi che si crea all'interno di ognuno di noi, che poi può anche manifestare con patologie organiche, diventa una metastasi sociale. Cosa consiglieresti a chi ha tanta rabbia? Cioè come sfogarla? Con lo sport? Con la respirazione? Per me la respirazione è fondamentale. Io respiro e mi rendo conto che se respirassi bene ragionerei. In maniera diversa, a volte ci cioè, sono tanti fattori. In quanto questo detto, sai che i pensieri a volte sono degli spiriti che ti attraversano, diciamo, il corpo e possono essere positivi o negativi. E sei tu ad attrarre certi pensieri. Quindi, ovviamente, c'è un grandissimo lavoro. E sicuramente la situazione attuale non aiuta perché la rabbia, cioè, purtroppo, posso dire, è naturale. Pensa a chi ha perso produttività nel lavoro, chi ha avuto dei problemi, perché ha seguito uh -huh. certe guide statali ha eh, chieduto attività, quindi ovviamente è un sentimento diffuso e secondo loro si nutrono appunto di questa rabbia, però se noi la incanalassimo in qualcosa di creativo, di costruttivo come abbiamo fatto noi per esempio con Cento Giugni e Leoni, cioè, allora sì che pian pianino cambi le cose cioè eh, va sfruttata insomma, questa situazione, perché ogni situazione negativa ha sempre un lato positivo ha sempre un altro lato della medaglia Cosa dobbiamo fare Stefano secondo te? Sono assolutamente d'accordo che bisogna sempre guardare la situazione anche nella sua, nella sua faccia positiva. Ogni crisi, come dico sempre, è fonte di rinascita. Ogni caduta, a meno che uno proprio non rimanga sdraiato per terra, chiede una risalita ogni caduta prevede che la persona si rialzi e dà delle opportunità se, se giustamente osservate. Se noi continuiamo a guardare in un lato, che è il lato appunto della rabbia, il lato di mamma mia quanto è stato ingiusto, quante cose sono successe, non doveva, eccetera, eccetera, io non vedo tutto ciò che sta succedendo. Dall'altra parte, cioè la rabbia è ancora ancorata al passato. Io rimango ancorato al passato non ha più senso questo noi dobbiamo vedere il momento presente se io giro semplicemente la testa guardo adotto quella che si chiama la visione del qui e ora no del momento presente io posso vedere i treni che passano che sono le occasioni che la vita mi offre allora questo già mi distoglie io non devo rimanere agganciato al passato ed è importantissimo importantissimo allora la rabbia se parliamo di rabbia, ma anche la paura, no? Eccetera, non è un sentimento, la rabbia è un'emozione. Allora l'emozione è assolutamente naturale, ben venga. Io non dico non bisogna arrabbiarsi, ma non è, non è possibile. La rabbia è umana, è sana anche la rabbia. La paura è umana ed è sana eccetera, eccetera. Queste sono le emozioni, noi distinguiamo le emozioni primarie, no? Le emozioni primarie che hanno un'origine profonda nel nostro cervello, nel cervello cosiddetto mammifero, che è il cervello che si è evoluto un po' dopo, insomma, un po', tra virgolette, dopo rispetto al cosiddetto cervello rettiliano, che è quello che proprio ci fa semplicemente eh, far funzionare correttamente le, ehm, le funzioni corporee, la respirazione, il battito cardiaco, eccetera, eccetera. Cervello mammifero lo, lo circonda come se lo abbracciasse ed è il responsabile sostanzialmente dove si generano le emozioni. Le emozioni, la rabbia, la paura, eh, la, la gioia smodata, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo fare, come dico sempre, un passo oltre, perché il grandissimo problema delle emozioni è che funzionano un po' come carta moschicida. La carta moschicida, non so, forse adesso non si usa più, almeno quando ero bambino, io in campagna si usava tantissimo la carta moschicida, ha tutte le moschine attaccate, è quello che fanno le emozioni, le... noi ci attacchiamo alle emozioni, perché le emozioni continuano ad autoriprodursi, si autoalimentano, la rabbia, la paura e accrescono dentro di noi. Il nostro sforzo indispensabile è. Che è quindi di uscire dalla visione del passato hm, che ci fa provare ancora rabbia, sempre di più, ancora paura, sempre di più, è quello di evolverci. L'evoluzione, in questo caso, consiste nel abbandonare le emozioni che non ci nutrono più, hm, lasciarle lì, agire nel momento in cui compaiono, per evolvere verso il sentimento. Qualcosa di molto più nobile, il sentimento e molto più duraturo. Sentimento, per esempio, è l'amore. L'amore è un sentimento, anche il dolore è un sentimento, non è un'emozione. Il dolore però lo puoi gestire, a differenza della rabbia, che molto spesso non è gestibile. Quindi il passo che si richiede è proprio questo, uscire dalla, dalla sabbia mobile dell'emozione che ti lascia invischiato dentro e non ci riesci più, in sabbie mobili sai... Provi ad uscire, più ti dimeni, più vai giù, no? E quello è quello che fanno le emozioni. Ed evolvi verso il sentimento, che invece è molto più gestibile e ci consente di avere una visione, come si suole dire, molto più chiara di cosa ci sta succedendo intorno. Giriamo semplicemente la testa, non rimaniamo agganciati a ciò che è successo dietro, vediamo cosa sta succedendo adesso. E magari scopriamo che abbiamo un'enorme possibilità davanti a noi, ma se noi siamo girati, questa enorme possibilità non la vedremo mai. E i treni passano. Cioè la vita passa, mentre noi siamo girati e arrabbiati, la vita passa. Non è che si ferma in attesa che la tua rabbia finisca o che la tua paura eh, si, si pian pianino si esaurisca. La vita passa, non è interessata al tuo concetto di tempo semplicemente va avanti. Quanto influisce l'alimentazione con la rabbia, Stefano? Oh, influisce tantissimo, influisce tantissimo perché eh, l'alimentazione, eh, ne ho parlato tra l'altro proprio oggi mh, in, un, in un webinar che ho tenuto, l'alimentazione regola e eh, decide. Che cosa, quali sono le emozioni o quali sono i sentimenti che noi proviamo? Ad esempio, studi eh, neurofisiologici dicono che chiaramente è provato che emozioni forti, come appunto paura e rabbia, sono nutrite prevalentemente dallo zucchero. Quindi, una dieta a base di zuccheri, zuccheri raffinati, insomma, di zuccheri. Determina un aumento dell'aggressività, della rabbia, perché nutrono prevalentemente quello che prima ho definito il cervello mammifero. Mentre il cervello corticale, e ancora di più il neocorticale, che è qui in fronte, che guarda caso, si attiva quando meditiamo, quando facciamo sessioni di meditazione che superano i 25 minuti, si attiva, un po' per quelli più, un po' più allenati, naturalmente, si attiva subito questa. Questa corteccia frontale, ebbene la corticale, la corteccia e l'area la, la, frontale sono invece nutriti maggiormente da elementi come gli acidi grassi a corta catena, che sono di origine prevalentemente vegetale, piuttosto che i corpi chetonici. Mm. I corpi chetonici, quando si liberano, ad esempio, i corpi chetonici si liberano quando digiuniamo. E non è un mistero che eh, chi pratica meditazione da tanto tempo e, e lo fa in una maniera eh, assidua, oppure i grandi mistici, eccetera, eccetera, hanno sempre praticato eh, il digiuno. Il digiuno ti permette, al di là dello scoglio dei primi, dei primi due giorni, 48 ore, dove c'è una liberazione importante di corpi chetonici, può venire mal di testa, eccetera, però il digiuno favorisce tantissimo. Questa funzione corticale. Quindi, per esempio, il digiuno o comunque un'alimentazione a basso tenore di zuccheri, che sono molto infiammatori, pro-infiammatori, favoriscono la funzione corticale. Quindi, automaticamente è come se portassero l'attività del cervello mammifero agganciata alle emozioni all'attività corticale, che è agganciata invece ai sentimenti, perché il sentimento prevede un'elaborazione corticale, cioè sono io che decido sostanzialmente. L'amore arriva, certo, è bello, cupido tutto quanto, però poi l'amore decido io se eh, c'è cioè una parte consapevole, eh, razionale molto importante, no? Decido io quando, in che modalità viverlo mh, nella mia storia d'amore, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante. E l'alimentazione ha un ruolo decisivo. Mm, anche qua non è un, un caso che nelle grandi tradizioni, e così come nelle grandi religioni, l'alimentazione, i dettami eh, alimentari siano dei dettami assolutamente importanti, no? Il digiuno è presente in tutte le pratiche meditative di tutto il mondo e in tutte le religioni di tutto il mondo. Sono presenti periodi più o meno lunghi di digiuno. Questo perché? Perché storicamente il digiuno favorisce un avvicinamento al divino. Per questo motivo qua, sostanzialmente. Ci sono spiegazioni neurofisiologiche molto affascinanti. Una volta non le sapevano, ma avevano già capito che questo funziona molto bene. Avevano già capito che un'alimentazione che, in, che ha, non favorisce l'aggressività, poi una volta ovviamente gli zuccheri raffinati non c'erano neanche, cioè lo zucchero era dato dalla frutta e, e poco altro sostanzialmente, però avevano capito molto bene questo. Anche un'alimentazione prevalentemente carnivora, per esempio, mh, non è molto indicata perché un'alimentazione prevalentemente carnivora porta con sé quella che è un po' il marchio della sofferenza, il marchio dell'animale dell che soffre, lo porta dentro. Mm? Eh, da un punto di vista animico è tanta roba questa cosa qua. Il Qui, pesce invece è considerabile beh, uguale o è diverso? Beh, sai, il pesce è anche lui è un essere vivente, no? Quindi, non perché non, non, non perché non parla, scusami, non, non, non prova dolore o non prova sofferenza. Quindi, il pesce non è diverso. Io ora non sto facendo, è giusto o sbagliato un'alimentazione vegana, cioè non è un, un seminario o un webinar di, eh, di nutrizione perché ci sono persone. Per di, che per motivi di salute non possono, ad esempio, avere un'alimentazione strettamente vegano-vegetariana perché hanno delle problematiche, che ne so, di fermentazione, di sbiosi, eccetera, eccetera. Quindi l'alimentazione è una questione estremamente complicata. Però la questione del pesce, essendo un animale che viene ucciso e quindi ha una sofferenza, è la stessa cosa. Non è diverso dal, dal vitello piuttosto che dal capretto, insomma, la trota anche lei ha, ha la sua dignità come essere vivente, quindi assolutamente sì. E, tuttavia, storicamente il pesce ha una connotazione diversa. Poi c'era il pesce associato alla, alla visione cristica, quindi alla visione del Cristo, eccetera, eccetera. Queste poi sono interpretazioni teologiche anche piuttosto complicate, sì, non mi vorrei introdurre, però insomma da un, da un punto di vista energetico un essere vivente che viene ucciso porta con sé quella caratteristica e quell'impronta. No? Arriviamo al domandone Stefano. E ah, mangiare insetti? E mangiare insetti invece? <ride> mi stai invitando a mangiare insetti? No, no, ci sta invitando in Europea. No. No lo so sono era una battuta la mia eh, questo è un grosso problema no è un grosso problema perché, perché sappiamo che c'è questa via libera sostanzialmente dalla comunità europea all'introduzione delle farine di origine con, con di origine appunto di insetti eh, ho sentito proprio recentissimamente anche i, le larve eccetera eccetera Tre, tremendo soprattutto io dico che è tremendo un, per un aspetto simbolico, dal mio punto di vista, eh? dal mio punto di vista, l'aspetto simbolico è davvero estremamente importante, cioè che è un aspetto quasi che io individuo come aspetto di sottomissione. Io ti impongo, in un certo senso, ti faccio mangiare, voglio che tu mangi anche degli insetti, che è una roba già di per sé piuttosto disgustosa, no? Quindi c'è questo aspetto importante, simbolico, che dal mio, per come la vedo io, il simbolismo è sempre molto importante. Non basso... È simbolico secondo te? Perché ci abbassano Beh, proprio a un'altra categoria, un'altra specie. Una... Sì, ci abbassano un'altra categoria. Le, 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 la popolazione mondiale... Nella maggior parte dei casi viene vista come, una, come gli allevamenti in batteria che, a cui vengono dati le farine di origine non neanche animale, proprio gli insetti no? essiccati, tritati, eccetera, eccetera. Io la vedo proprio così, come hai detto tu, questo simbolismo di, di animali allevati in batteria che sembra un po' quello che, che, che sono le, 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 come si dice, le, le terapie eh, su larga scala, eccetera, eccetera, le sperimentazioni in vivo fatte su, sulle persone, sugli esseri viventi, eccetera, eccetera. Quindi il simbolismo per me sta al vertice di questa piramide. Dopodiché c'è la sicurezza anche alimentare, che non è trascurabile, assolutamente perché eh, sappiamo molto bene come gli insetti siano dei veicoli importanti di patologie, mh? perché gli insetti possono veicolare virus, possono veicolare batteri, possono veicolare parassiti, quindi possono, potrebbero essere forieri di malattie di questo tipo qua, mh? quindi dare origine a delle, anche delle epidemie, no? Cioè non è un alimento che ritengo sano sotto questo aspetto, e anche qua devo dire, ehm, poi oggettivamente io trovo che mangiare gli insetti sia, per quel che mi riguarda, proprio disgustoso. Cioè, trovarmi un insetto davanti nel piatto mi fa, mi fa schifo. <ride> Ma questo però vorrei poi fare un altro ragionamento veloce, se me lo consenti. Ci sono invece popolazioni nel mondo che gli insetti, sai bene, se li mangiano culturalmente da sempre, no? Questo avviene nel, in Asia, in Africa. Allora è uscito questo, purtroppo sto avendo dei battibecchi non indifferenti tra l'altro. Sulla famigerata chitina, ne avrai sentito parlare? Assolutamente sì. Ecco, sulla chitina, che è questa, uh, questa proteina che è presente in, in grande quantità nel, nell'esoscheletro degli insetti. La chitina sappiamo anche che è molto presente nel carapace così come nelle cuticole. Del, um, dei crostacei, gamberi, granchi e quant'altro, ed è molto presente nei funghi. E da un po' di tempo a questa parte, io l'ho vista per la prima volta quest'estate, com sta comparendo e che è diventata piuttosto virale questa cosa che la chitina determinerebbe malattie gravi, sarebbe antitumorale perché non digerita, innescherebbe cose, eccetera, eccetera. Questa qua purtroppo non è vera come questione, cioè questa non è la questione medica. Cioè la questione medica è, dal mio punto di vista, è quello della sicurezza e della tracciabilità, che è molto importante, perché la sicurezza è fondamentale, no? Cioè io devo mangiare qualcosa che è sicuro. Dopodiché c'è l'aspetto simbolico, che secondo me è stra importante, mentre io non riesco a è capire. Io ma... Stefano. come soprattutto è stata tutto... la cosa più importante, perché abbiamo vissuto ah, un ecco. simbolismo Importantissimo in questi anni e sai, poi siamo noi che vogliamo sempre vedere il marzo. Però io sono felice che anche tu sia d'accordo con questa visione del simbolismo che è davvero molto importante. Allora non riesco a comprendere come mai si butti eh, polvere ne negli occhi con questa storia della chitina. Perché la chitina c'è nei funghi, ehm, e viene digerita dagli enzimi che noi abbiamo, dalle proteasi, che digeriscono anche e dal microbiota intestinale, che digerisce la cellulosa, che altrimenti sarebbe anch'essa totalmente indigeribile e ci farebbe male. E quelle popolazioni umane che mangiano abitualmente gli insetti. Non è che hanno uh, delle, degli enzimi diversi dai nostri, gli enzimi sono esattamente gli stessi, magari hanno un microbiota diverso, sì, questo sicuramente, ma gli enzimi sono uguali. Eppure, allora, la chitina non è che li ammazza, se no sarebbero già distinti. Allora, cerchiamo di distinguere sempre che cosa è vero, poi tutto deve essere accertato, aperto a qualsiasi confronto, a qualsiasi dibattito, ma accertiamoci davvero... Su cosa è vero e su cosa invece non è vero, e chiediamoci sempre perché, quali sono davvero gli intenti di chi, ahimè, e non solo per questa questione, ma anche per tante altre, ha cercato di buttarci spesso e volentieri, troppo spesso, sabbia, polvere negli occhi, per non farci davvero vedere le cose come sono. C'è il rischio, Stefano, tralasciando il discorso della chitina, perché comunque gli insetti non è che siano proprio così insomma, no. adatti per l'essere umano e io sinceramente non vorrei mai trovarmeli, ma c'è il rischio no. che c'è l'infino di nascosto uh, queste farine in prodotti che magari normalmente non utilizziamo e hai fatto caso anche che durante il lockdown, ma anche poco prima subito dopo, sono nati tanti nuovi supermercati o ipermercati Ovviamente questo è perché probabilmente, sai, il Covid ha cambiato tante tipologie di usi e costumi, molte persone non vanno più fuori a cena, mangiano a casa, si sono abituate, si ritrovano dentro casa, sicuramente c'è una connessione, però può anche essere dal fatto che una grande distribuzione voglia cambiarci, ma riafforza la nostra alimentazione, forse di nascosto. A ah, questo sicuro. Cioè, non ho proprio nessun dubbio in merito. Se una farina d'insetto alla grande distribuzione costa molto meno, quelli cercheranno di infilarla ovunque, assolutamente, fino a quando non ci saranno delle regolamentazioni precise. Su questo proprio non c'è ombra di dubbio. Bisognerà stare, chiedo scusa, bisognerà stare molto vigili molto vigili in queste, in queste tematiche, le associazioni dei consumatori dovranno avere eh, molti più occhi di quanto non li abbiano ora perché le truffe alimentari saranno veramente all'ordine del giorno, su questo non c'è un dubbio, le truffe alimentari ci sono da sempre sono arrivate per l'olio di palma sono arrivate per eh, i grassi idrogenati, sono arrivate per componenti presenti all'interno degli, degli alimenti di pessima, di pessima qualità, quindi Sicuramente a livello del, degli alimenti, eh, così processati, piuttosto che nelle grandi catene di fast food, eccetera, eccetera, eh, sarà un rischio assolutamente concreto. Il rischio concreto è che, in assenza di una regolamentazione chiara e molto stretta, che deve sempre, dovrebbe perlomeno sempre avvenire, non dimentichiamoci che anche in presenza di regolamentazioni molto strette e chiare, le truffe alimentari avvengono sempre. Il rischio è concreto, quindi eh, cosa dobbiamo fare? Sempre, quello che dico sempre, leggere le etichette eh, anche nelle virgole, perché l'insidia è sempre presente. Eh, fare eh, quello che faremo, che ho già iniziato a fare, anche del, dei gruppi di consapevolezza per questi aspetti alimentari, perché a volte certe componenti vengono mascherate, cioè viene messo un nome che non ti fa minimamente pensare che ci sia l'insetto tal dei tali o l'ingrediente XY perché il nome lo nasconde. Allora uno prende quell'alimento convinto di mangiare magari un alimento molto sano e, eh, e non è così. Normalmente questo avviene soprattutto e tante volte negli alimenti, eh, come dicevo prima, a basso prezzo, quindi quelli un po' più da discount, eccetera. Però non è da escludere, Riccardo, che questo potremmo trovarlo dentro... Eh, un po' ovunque, cercheranno di metterlo ovunque, anche nei ristoranti, sai? L'utilizzo delle farine di bassa, di, non, non uh, di origine... Non uh, ma in... mangiare pasta e pane alla fine, che comunque fa male. Eh. <ride> certo, quello che stavo <ride> dicendo, le farine uh, raffinate di scarsissima qualità, che magari provengono dall'est Europa, inquinate, radioattive. E tu non lo sai, ma le, chissà quante ne abbiamo mangiate. Eh, purtroppo questi sono i grandi scandali alimentari che, che spessissimo arrivano in ristoranti etnici, no? Penso con le Nesquik che ho mangiato da piccolo, i cornflakes, i Kellogg's, ah, sei, quello che hanno i genitori, tu lo mangi, e, sì, e, sei la pubblicità, vuoi quello, mangi quello. Però la cioè, per. realtà, realtà pazzesca. La cioè, realtà no? nelle mense, immaginati le mense, no? Cioè, tutte che non puoi, eh, ma non potrei, certo, andare in, alla mensa delle scuole e dire mi fa vedere l'elenco. cioè lo potresti fare eh, tramite il responsabile, eccetera. Ma mi fa vedere l'elenco degli ingredienti? Magari non lo sanno neanche loro. Ha detto detto questo, io correlo. Tu mi hai detto l'insorgenza di queste catene no? ehm, durante il lockdown, eccetera, eccetera. Ma io lo correlo anche molto. Io ho scritto un post qualche giorno fa un po' che voleva richiamare l'attenzione su questo tema, sul fenomeno ahimè dilagante del food delivery, che, che io trovo abbastanza imbarazzante, cioè io utilizzerei il food delivery solo se fossi infermo e oggettivamente non avessi nessuno che mi aiuta e non ho alternative e quindi sono a letto e mi faccio arrivare qualcosa a casa. Ma altrimenti non ne, non ne vedo la necessità. Questi poveri ragazzi no? che vengono sfruttati e che ormai vediamo regolarmente, che sono veramente una schiavitù, perché eh, vengono pagati eh, due soldi, fanno un lavoro pericolosissimo perché vanno in bicicletta di notte, con la pioggia, con la nebbia, spesso e volentieri hanno incidenti anche gravi perché una bici contro una macchina di solito vince la macchina, e. Um, fanno veramente con, la, con condizioni atmosferiche pessime per portare cibo già fatto, su cui non abbiamo nessuna idea di quali siano gli ingredienti, perché a meno che tu non vada da un ristorante che conosci perfettamente, ma altrimenti non hai idea di che cosa ti mettono dentro, per portare questo cibo a delle persone che non sono in grado di alzarsi dal loro divano per andare o a cucinare o a fare la spesa o semplicemente uscire di casa e andare a mangiare fuori, voglio dire. no? Questa è veramente una forma di schiavitù. E io credo che vada davvero di pari passo, e sarei molto vigile su questo aspetto, con questa forzatura che sta arrivando dell'introduzione di farine di scarsissima qualità, di insetti, eh, eccetera, eccetera. Questo aspetto trovo che, sia un, che abbia un link estremamente... Importante e che non vada sottovalutato. Che ha a che fare comunque con una nuova forma di schiavitù e di sottomissione. Fatevi un bell'orto, ragazzi. O oh no, Stefano? Penso che sia sì. il consiglio migliore. E anche in appartamento sì. si può fare. Ci sono i box che cresce in verticale, qualcosina si può, si può creare. Qualcosina proprio. si può. Poi ci sono gli orti a volte condivisi. Ci sono tante tante possibilità, ma siamo, Riccardo, ormai entrati in una società, purtroppo quella occidentale terribile, dove ti lascia pochissimo spazio, quindi ti compra proprio il tuo tempo, per poco, tra l'altro, perché fossero degli stipendi pazzeschi, ma sono anche stipendi poco rassicuranti, quindi ti compra il tuo tempo a basso prezzo, ti toglie il tempo libero, ti, eh, scusami che ore sono, non siamo più in fascia protetta, però ti rincoglionisce. Con l'utilizzo di telefonini e device di tutti i tipi, eh, e quindi questo è molto grave. Dobbiamo riappropriarci del nostro tempo, dobbiamo riappropriarci, è la cosa più preziosa che abbiamo. Non sappiamo quanto ne abbiamo, ma è la cosa più pre preziosa in assoluta. Dobbiamo riappropriarci del nostro tempo, dobbiamo riappropriarci di ciò che davvero ci appartiene ed è solo nostro: cioè il tempo della vita. E dal, da dall'altra parte, diciamo, ci stanno sottraendo il nostro tempo di vivere, e questo trovo che sia gravissimo. Guido quanto... quando ho quanto... appena detto, grazie mille, è stata davvero una bellissima puntata e spero di rivederti prestissimo. Come invece, siamo grazie. domani mattina alle 8, per la seria stampa con Arnaldo Vitangeli. Grazie ancora, Stefano e buona serata a tutti. Grazie. A presto, buonasera a tutti. Ciao. How did I ever let you Never knowing I'd be singing this song someday. And now I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed the door. If i could turn turn back the hands of time then my darling you still be mine if i could turn turn back the hands of time then darling you You'd still be mine. Honey, how time goes by and blessings are missed in the wake of an eye. Oh, Whoa, oh, wow, oh, wow, why Should one have to go on suffering? Every day I breathe, please come back to me. And if I could turn, turn back the hands of time, then my darling, you, you would be mine.